Oh, quanto è bella fa la città. Rispetto ai progetti che la giunta comunale sta portando a termine, è forse quello più piccolo, ma per la gente del porto assume un significato che lo rende tra i più graditi. È la riqualificazione del Gugul, quella stradina sul porto di Ponente che non ha sbocco, come le reti usate dai pescatori per catturare le anguille. Una nuova pavimentazione ora si intona con le casette che la costeggiano, casette identificate con i colori delle vele delle rispettive famiglie, con i gusci delle conchiglie, con i giardini colmi di fiori e alberi dimenticati e di ricordi. Tanta gente del porto e del Lido oggi al taglio del nastro, effettuato dal sindaco con l'assessore Barbara Brunori e il resto della giunta al completo. Non sono mancate poesie, testimonianze, dolci della tradizione marinara. E quando si viene qua nel Gugul ci si immerge in quelle che sono le nostre radici, le nostre tradizioni legate al mare. Fano ha questo forte legame con il mare. Con questo intervento veramente rendiamo una cartolina a questo luogo che viene spesso visitato e lo verrà sempre di più e devo dire veramente molto bello e molto apprezzato. Mi piace sottolineare però che si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione di tutta questa zona che parte dalla Darsena Borghese. Adesso proprio in questi giorni demoliremo il vecchio casellino e si trasformerà in una piazzale che però poi seguirà anche un attraversamento pedonale ciclabile che ci consentirà di arrivare fino al faro a piedi, ma anche la sistemazione qua dello spazio, il Manfrini che il 2024 vedrà i lavori di riqualificazione che diventerà un museo dedicato al mare e quindi è uno spazio, un luogo che cambia aspetto, recupera quel valore che ha sempre trasmesso, quell'anima che ci lega alla tradizione della marineria. È un'opera che ha un valore familiare e non a caso abbiamo voluto sottolineare con questa nuova pavimentazione l'importanza di un luogo che ha tanto da raccontare. Oltre l'opera che abbiamo appunto terminato, nei prossimi giorni termineremo anche all'interno di questo spazio tutto quello che è un'area di marciapiedi intorno all'area del paddle. Termineremo anche le asfaltature delle ultime due strade, per cui ci sentiamo molto soddisfatti perché una grande attenzione a quello che è un perimetro marinaro della nostra città. Assessori, i fanesi sanno cosa significa Gugul, forse non tutti sanno veramente, ma perché questo posto si chiama in questo modo? Il Gugul prende il nome da questa rete allungata che serviva principalmente per quello che era la pesca delle anguille, quindi una pesca che si festeggiava anche in occasione di questo momento che stiamo attraversando, novembre e dicembre, per arrivare davvero a portare a tavola al meglio anche un pesce che era prestigioso per il mare, quindi caro davvero alla pesca dei marinai. Da basta alla palata di Ponent, da cinque al dot le bac quel salavela, in un canton segreto che trovi a Stein, c'è un viculin che par come una tela. È un luogo importantissimo perché qui è stato il fulcro della marineria, dove c'erano tutti i piccoli artigiani, il fabbro, l'officina motoristica, il cantiere navale qui a due passi, dove si costruivano le barche anche importanti, anche da mercantili, quindi è stato proprio qui l'impulso della grande marineria che è stata Fano. Non bisogna dimenticarlo che Fano ha forgiato degli ottimi marinai, comandanti, che si sono sparsi un po' dappertutto i mari del mondo e noi siamo i figli di quella gente lì, anche noi abbiamo fatto un po' di storia della marineria che purtroppo adesso con i tempi moderni si è ridotta moltissimo come in tutti i porti del mondo. El Gugul, sala vincente.